L'acqua, risorsa preziosa e indispensabile per l'agricoltura e l'ambiente, non porta solo benefici. Se non gestita può creare danni, anche gravi. Alla gestione di questo delicato equilibrio partecipano i consorzi di bonifica per la parte artificiale con un sistema di complesse opere idrauliche. Progettano, costruiscono e mantengono in efficienza gli impianti idrovori, i canali di irrigazione e di scolo e concorrono alla prevenzione degli allagamenti e del dissesto idrogeologico. In Emilia-Romagna i consorzi si sono riorganizzati per essere più efficienti, mantenendo la loro tipicità territoriale in base ai bacini idrografici. Negli ultimi 20 anni il paesaggio è cambiato drasticamente. Le variazioni climatiche, la forte urbanizzazione e le nuove esigenze collettive hanno portato la regione Emilia-Romagna a ridefinire i criteri che stanno alla base dei piani di classifica. Cos'è un piano di classifica? Uno strumento per calcolare il beneficio che ogni immobile riceve dall'attività svolta dal consorzio. Grazie al lavoro di una commissione di esperti, in collaborazione con tutte le rappresentanze economiche e sociali e all'utilizzo di moderne tecnologie che permettono di quantificare con più precisione il beneficio, la Regione ha approvato i nuovi piani di classifica che saranno applicati da quest'anno. Cosa cambia? Nel rispetto della legge, si ampliano le zone di contribuenza del consorzio. Nuove aree e nuovi consorziati godranno di ulteriori e rinnovate attività di bonifica, che porteranno ad una ridistribuzione degli importi da versare. Che non significa più entrate per i consorzi. Alcuni pagheranno di più, alcuni di meno, altri non pagheranno più. Con i consorzi di bonifica nel tuo territorio, più sicurezza e prevenzione, più ricchezza per le attività economiche, innovazioni per il risparmio e la gestione dell'acqua. Per saperne di più, contatta il tuo consorzio di bonifica.